Buonasera amici di Gente che non è lei. Come vedete siamo ancora qui con qualche novità. Oltre al colore dell'immagine noterete qualche piccolo ritocchino estetico che mi sono fatto grazie ai soldi guadagnati con le prime puntate dello show. Il primo ospite di questo nuovo format è il sindaco Luigi Magistralis. Buonasera sindaco. Buonasera Sbragdi e buonasera a tutti i cittadini e le cittadine. Sindaco, cominciamo subito riassumendo le cose che avete fatto per la vostra città in questo anno e mezzo di amministrazione. Devo subito correggerla. Non è vero che noi siamo al governo della città da un anno e mezzo, bensì da soli 18 mesi. E i problemi della città erano tanti al nostro arrivo. E adesso? Adesso alcuni li abbiamo risolti. Quelli più urgenti? Certamente. Il problema più grave che attanagliava questa città ed era causa di degrado sia sociale che economico era senza dubbio la viabilità. E cosa avete fatto? Abbiamo chiuso al traffico le strade principali in modo da scoraggiare l'uso di automobili. E avete potenziato il trasporto pubblico? No. Anzi, le corse sono diminuite perché il comune non aveva i soldi. Ah, geniale! Poi abbiamo affrontato anche l'atavico problema della mancanza di una competizione velistica nella nostra città. Competizione velistica? E come se non bastasse, ad inizio 2013 affronteremo finalmente il problema della prostituzione. E come farete? Realizzeremo un parco dell'amore dove le prostitute possano esercitare la loro professione con tutti i comfort. Incrementeremo il turismo come in Cecoslovacchia. Ma sta scherzando? E non ho finito qui. Con un piccolo ritocco alle tasse dei cittadini forse riusciremo anche a creare un nuovo stadio di calcio. Sport che finora nella nostra città è sempre stato in secondo piano. Ma cosa sta dicendo questo? Io so che nella vostra città spostarsi la mattina per andare a lavorare è diventato impossibile a causa del traffico sulle poche strade rimaste aperte e un servizio pubblico carente. Ma perché andare a lavorare quando si può correre sul lungomare, fare colazione davanti al mare e una bella passeggiata in bicicletta? Mica tanto. So anche che le vostre strade sono piene di buche. Abbiamo pensato anche a quello. Grazie allo sforzo della nostra giunta per il mese di giugno faremo venire artisti da tutto il mondo a decorare le buche della città. I turisti ne saranno folgorati.